Siamo a Rimini al Search Marketing Connect in compagnia di Cosmano Lombardo, amministratore delegato di Search On Media Group. Cosmano, per diversi anni questo evento si è occupato solo di SEO. Oggi invece come si sono evolute le cose? Sì, l'evento che è nato nel 2006 dalla community GiorgioTavi.it, era la community di riferimento per i webmaster e per chi si occupava di SEO, ha per i suoi sviluppi, insomma dall'inizio, ha avuto come centralità dei temi trattati la SEO. Il mercato comunque ha avuto delle evoluzioni abbastanza importanti e di conseguenza abbiamo deciso di ampliare le tematiche trattate nella due giorni, aggiungendo anche la Web Analytics e una parte sul pay per click. Inoltre l'operazione che abbiamo svolto in quest'anno è stata quella di affiancare la modalità di formazione classica, quindi i classici speech fatti da i professionisti, i motori di ricerca, abbiamo abbinato anche una formazione learning by doing, quindi durante la due giorni i partecipanti sono stati suddivisi in team e hanno operato così come si lavora in azienda ad un caso di studio. Quindi abbiamo creato questo Search Marketing Business Case che avevamo già testato due anni fa e lo scorso anno in un altro dei nostri eventi Advanced SEO Tool, e lo abbiamo perfezionato inserendo appunto parti sulla SEO, parte sul pay per click e una parte sulla Web Analytics. Quindi abbiamo cercato di far evolvere l'evento rispetto a quella che è anche l'evoluzione del mercato. Una domanda forse di routine, ma cosa portano a casa i partecipanti a questo evento? Allora, i partecipanti portano a casa sicuramente nozioni operative utili da mettere in pratica lunedì appena rientrano in ufficio, dopodiché una fotografia abbastanza interessante di quello che è stato l'andamento nel corso di questo ultimo anno sui tre temi, ma ci sono anche delle anticipazioni rispetto a quello che saranno le novità che ci aspetteranno nel corso del 2017. Grazie.